Villa Abate, ieri sera si è svolto il consiglio comunale. Tra i punti all'ordine del giorno, l'ufficializzazione dell'inno di Villa Abate del maestro Simone Laimo. Ecco a voi un'ampia sintesi dell'evento nel nostro servizio. Maestro Laimo, è riuscito fino anche a strappare un caloroso applauso qui al Consiglio Comunale. È È difficile, in difficile. seno al Consiglio Comunale è difficile Ma un maestro ci è perché riuscito. beh, ci sono riuscito. Loro sono stati molto, come dire, gradevolmente per quanto mi riguarda, sono stati carini nei miei confronti, molto. Devo dire, ho apprezzato molto le parole dei signori consiglieri, degli assessori, del signor sindaco soprattutto, che ha ricordato amorevolmente la mia mamma e mio fratello Onofrio, e in questo momento ci vuole perché abbiamo dei piccoli problemi in famiglia di salute e quindi mi ha un po' risollevato le sorti. Maestra Laimo, se abbiamo ben capito, il consigliere Mimmo Garbo ha detto che questo inno nasce addirittura in famiglia, circa un quarto di secolo fa. Sì, io l'ho iniziato assieme alla mia mamma. Questo inno ufficiale, io ho fatto il testo, devo dire la verità, in Mamma Anna, la Siciliano, la mia ricordiamo. mamma Anna Pietarresi, che tutti conoscono, è stata per 60 anni organista, 63 anni organista delle parrocchie villabatesi, e quindi mi fa piacere portare in auge questo inno, soprattutto per lei, perché è un riconoscimento che la mia mamma oggi sarebbe felice di aver ricevuto e che la renderebbe orgogliosa di questa cosa, molto orgogliosa. Dal 21 al 23 maggio c'è una 3 giorni tutta dedicata alle commemorazioni della strage di Capaci. C'è anche l'inno di Simone C'è Laimo. anche l'inno di Simone Laimo, mi fa piacere. Noi saremo a mezzogiorno del 23 in piazza e parteciperanno tutte le scuole di Villa Abate. Oggi abbiamo fatto una prova alle scuole medie e in un'ora hanno imparato l'inno. Omaggio al nostro concittadino Simone Laimo, che come io ho detto nel mio intervento ama tantissimo il nostro paese ed è giusto e doveroso essere riconoscenti verso Grande artista. verso un grande artista che non dimentica mai le sue origini e quando viene a Villa Abate dà sempre la sua disponibilità dare il suo contributo per la crescita culturale del nostro paese. Lui spesso e volentieri si esibisce in modo del tutto amichevole in tutte le occasioni quando c'è la possibilità di farlo. Lui dà sempre la massima disponibilità. I compiti e i doveri di una coordinatrice. Avere tanta pazienza con un artista dello spessore di Simone Laimo, ma siccome io sono appassionata, proprio quella l'abbiamo già messa nel bagaglio. Poi tutto il resto naturalmente va un ringraziamento a tutti i ragazzi che fanno parte del coro, che con grande impegno vengono alle prove, siamo tutti impegnati anche in altre attività, però vogliamo fare parte di questa corale perché è un momento storico che non vogliamo farci mancare. Sì, tutta nostra bella Villa Abate, da conca d'oro si lucentio faro, lontano il cano e non potemo stare, insieme la volemo a ti a cantare.